Buongiorno, mi presenti. Mi sono Silvana Barbieri, sposata a Bressan, nata a Valle, in la casa di Checa Lana, ancora sta il Marino Floris. Era l'anno 1950. Figlia di Giulio Barbieri, di soprannome figlio della Tre Quarti, e di Maria Maraspin la Loggi. Allora, mi ha detto che vi conti un po' della mia storia e come che indicatemo quando che siamo a largo del nostro paese e della nostra gente. Era l'anno 1969 e a Valle si capita un bel morè, ne volo di mille voli. Arrivava da Buenos Aires, Argentina. E il destino ci sta che dobbiamo innamorare. E lui ha detto: mi desa non parti senza di te. E così ci sta. Nell'anno 1970 siamo sposati. E mi sono partita con lui. Adesso lui tornava a sua casa e mi in quel mondo nuovo, la che non conosceva nessuno e non sapeva neanche il suo fare là. È stato tanto grevo in principio, poi a piano scominciavi a usarmi e a imparare la sua lingua. Mi pare aveva germane a Buenos Aires e si è venuta in botta a Catame. Anzi, Anna Barbieri, la fanuca, la si è venuta a aspettarmi al porto il dì che si è arrivata. A ieri la conoscevi, perché un paio di anni prima lei era venuta a Valle con suo marito Beppo Masevasso. Intanto passava gli anni e il mio pensiero era sempre a Valle. Co camminavi per le calle e guardavi la gente, mi catavi sempre qualche somiglianza a qualcuno di Valle. Pupi in te gli occhi, mi scriveva mia madre. Dalla domenica sei andato a catare sempre qualche valese per fare la cioccolata. La di Beppo Cagan e la Bruna Sandala, la di Giulio Cesarello e la Lisa Barbiera, la di Beppo Maserasso e Anna Fanuca, la del Mano Vappi e la del Matodera, la del Mariano Capitelli e la Leni Serlona e anche la di altri. Mi li contavi, a sti vecchi valesi, come che era il nostro paese in quella volta. E che più di un di loro non io mai tornavo di lì. Gli dicevi: c'è pochi sameri e mangi neanche un. I loghi se ve dormi. La gente va con le corriere a Laura, a Pola e a Rubigno. E così sempre catando robe da contarmi, Lori a me e mi a Lori. Favelliondo anche dei nostri magnali, di quel che magnava Lori a Valle quando che gli era moredi. La Leni Serlona mi diceva: ti par, piccia, mi portavi la gallina a sciora pina, la dei bembo, e ella mi dava fasoi. Con la gallina, diceva mia madre, varrà un domani, una volta sola, e invece coi fasoi la fai al menestron per tante volte. Genati me fiori, prima con un, poi con due, e poi con tre, tanto che potevi guardarvi dalla mia valle.
così che anche allora c'è tanto affezionario al nostro paese. Gli sa tanto bene da cattarsi a valle con i suoi germani e i suoi amici, e gli sa anche bene da far vedere il valese. Con decatemo a banca, ciacola e bacola, arriviamo sempre a valle. Gli piace quando che suppare, gli conta che nell'anno 1969 scomincia la storia della nostra famiglia. Adesso a Buenos Aires siamo restati pochi valesi. Indifemo solo che ogni tanto qualche telefonata, più che altro con la Delma Todera e la Giorgina Paolona, per sapere come stiamo di salute. Ancora abbiamo la tecnologia, che appena ti fracchi il bottone, ti senza a valle, ti vedi, ti ciaccoli e ti seduto quel che sei di nuovo un paese. Altro che prima, che voleva aspettare un mese la lettera per avere qualche novità dei toccari che ti vedi lassà. Più di una volta mi passa per il cao come che sarebbe stata la mia vita se fossi stata a valle. Mi vuol di tanto amore per il mio paese e la nostra gente. Ogni volta che vengo a valle e da largo vede il campanile, il mio cuore scomincia a battere forte forte. Gente mia, mi vi saluti e speri che passo presto sta pandemia per poter tornare a valle. Che tanto mi manca. Un forte abbracciacollo a tutti, da una valesa che sta a Buenos Aires e che un tocco di soccorso resta sempre a valle. Mi mantiene tanto. Sono Fioretto, Fioretti Fioretto, nato a Valle, via Castello numero 12. Vengo via nel 49. Carpeter, soprannome. E prima a Tortona, poi a Torino, sempre con la nostalgia del paese, fra le altre cose ogni tanto mi vengo a scrivere qualche parola di quella alla vecchia, che adesso vi la lesi. Va bene. Il meglio sapadoro di questo mondo, sotto il sole che non dardava e mai un lamento. Un tel suo loghetto sempre a sapafondo e sarà degno da fargli un monumento. Un mese ai grebini all'ora di marenda e tirava fuori un rebecchin dalla sacchetta. Un buona fe poi gli dava una scambiata e coi frutti di stagione si saziava. Alla sera un gringola a fare macacade iseva a Osmando rallegrando le contrade. Coi suoi bei canti e nostre serenate, da fargli perdere il suono alle morede. Una giovinetta che da un po' gli se pretendeva, e l'ho fatta nuisa e allevava un brotto dei fiori, e alle feste, a buon rispetto della vecchia usanza, dai valesi se mangiava i macaroni. E le saluti tutti, e stiamo bene. E poi, 11 anni, nel 60, gli sta in ferie a Valle e da quella volta gli sta tutti gli anni, non gli manca mai un momento, va bene, via. Vieni più in avanti, ecco. Sì, dai, ma conta delle tue ferie a Valle. No, le ferie le passate in colonna. Che ti fevi in colonna? In colonna, fevi l'eremita, a spasso per i boschi, per i loghi, in giro e a pescare i gran sipori di noto. E di fondo delle belle magnate, e quella volta erano tanti valesi che alla sera si faceva delle belle cantate. E adesso non si più dei valesi, non si più resta, e si finì anche per me che non ha più la possibilità
da diavare, perché gli anni mi ho passato anche per me. E saluti tutti, fiori, che vorrei. Allora, mi sento Galeno Danilo, Pontin, nato a Vale, 30 agosto 1931. E noi erano dei puntini qui della Grisa, perché erano altri d'Alena, ma non faceva parte della nostra famiglia. Ma a me ieri più conosciuto il Danilo della Uccia, perché mia nonna, la mamma di mia mamma, era la Uccia che aveva l'osteria. Adesso che sei cancelliere, una volta era l'osteria della Uccia. E siccome capita sempre così, le nonne del papà e le nonne le mare dei papà e le mare della mamma gli erano tutti più propensi verso, anche perché mia nonna Uccia e mia nonna Sota gli erano due persone diverse. Mia madre mi diceva, adesso che sei a messa, che vuoi che passi da nonna Sota? E mia fra Zendu la di nonna Sota. E l'andi diceva, sei un soffitta, ma ci levi solo un fumo codogno, però. Ma qua. Allora, e quando che veniamo da solo della soffitta, quanti ne deve sciolti? E chi fa un due, vedi che è un fumo codogno, o due. E così si diceva più volentieri da nonna Uccia che da nonna Sota, perché era nonna Sota quella. Quindi siamo ognuno di via, poi a novembre del 1948 e abbiamo sta finire in Campo Profughi a Tortona e poi abbiamo girato e adesso siamo sa. Ancora per poco. Staremo un po'. Vi saluto a tutti. Ciao. Allora, al mar se sei una volta dopo battu la biava, sì. E pare ne portava al mare col carro e mi pare seva prima e si fermava a Ronco dell'Ardo nel luogo che era dei puntini e tagliava un brasaio dei cavi delle vide per dargli da mangiare il barco e ne aspettava sulla calda del mare e si seva. E poi passava la giornata così, lui magari faceva un po' di togna, e quella era la nostra giornata. Però poi noi, come Moretti, se era sulla Musa la domenica, magari dopo il magnà, se andò a Pei, in colonna, da Vale. Si arrivava là, sudati, sbasiti, indeghettando un'acqua, perché... Però poi mi voleva venire anche Andrea. E se era qualche caro, mi mettevo da sentare Andrea sulle gudine. E se arrivava, vale. Ma erano pieni di polvere. In compenso non era neanche acqua per lavarsi, perché... Dirava uno. A Vale c'è sempre il problema dell'acqua.